Franco De Biasi, candidato sindaco di Carovigno alle elezioni amministrative del prossimo 31 maggio con una coalizione di 5 liste, sceglie Contrada Iannozza per aprire il suo confronto pubblico per il primo incontro con i cittadini della città dell'Ansegna. Sceglie la periferia per dimostrare attenzione ai problemi reali della città e inaugurare una nuova stagione dei diritti fatta di trasparenza e legalità. Pari opportunità anche per queste zone che puntualmente vengono trascurate, specialmente in questi ultimi anni sono state completamente trascurate. Diciamolo chiaramente, le amministrazioni che si sono succedute non è che hanno preso in considerazione le periferie, venivano qua solo e semplicemente in periodo elettorale per venire a prendersi voti, per fare promesse che puntualmente venivano non mantenute e poi andavano via. E poi chi l'ha visto, chi si è visto si è visto. Stasera arrivando qua una signora mi ha detto mancano delle luci, cioè non penso che in questa campagna elettorale amministratori, candidati eccetera non sia venuto nessuno per venire a chiedere i voti. Come mai ancora non hanno provveduto cercare di provvedere oppure notificare ai vigili urbani eccetera che ci sono queste incompetenze, queste cose che non vanno qua? Noi ci presentiamo con coloro i quali vogliamo costruire una nuova classe dirigente, fuori dalla tempesta in cui è stata infilata Carovigno in questi ultimi anni. Tra le cose da fare c'è sicuramente prestare una maggiore attenzione a questo quartiere. Non a caso cominciamo qui il nostro rapporto con la città, perché stasera è la prima uscita ufficiale per quel che mi riguarda, per quel che riguarda me e per quel che riguarda la nostra coalizione. Insieme a lui, in questa prima uscita, alcuni dei numerosi candidati consiglieri sul rapporto con i quali ha basato la sua linea politica, un vero e proprio rinnovamento dei vertici istituzionali carovignesi. Carovigno arretra, perde sempre posizione nel contesto territoriale. Io mi sono messo in discussione, mi sono detto che è arrivato il momento di mettere in gioco per la mia città, per il mio paese, anche spinto da parecchi amici che mi hanno sollecitato in tal senso. Ho voluto accanto a me giovani, molti giovani e molte donne, perché voglio rinnovare la classe politica di Carovigno. Ho anche chiesto ad alcuni amici di esperienza di esserci, perché l'esperienza va trasferita ai giovani, anche in politica, affinché facciano da faro a chi si affaccia per la prima volta in politica e per gestire la cosa pubblica. Questo è il paese in cui vivo e nel quale voglio crescere i miei figli. Questo è il senso dell'impegno di questo gruppo di persone che si sottopone al vostro giudizio. Carovigno ha bisogno di una buona amministrazione, di una gestione fatta di competenze e dell'equilibrio del buon padre di famiglia. Le risorse umane ci sono, abbiamo tanti giovani competenti che cercheremo e vogliamo valorizzare. Diversi gli obiettivi del programma politico di De Biasi, basato su sani valori, speranza per un futuro migliore e lavoro. So bene che il lavoro è il problema di quest'epoca. Quello che un comune può e deve fare, ma soprattutto quello che io farò da sindaco, e metterò in atto ogni strumento possibile per stimolare gli investimenti su questo territorio. Solo così potremo creare nuovi posti di lavoro, perché il comune non è che crea posti di lavoro, sul comune non può dare posti di lavoro. Solo attraendo investimenti noi potremo creare nuove opportunità di lavoro. Cioè noi, la nostra coalizione ha definito Carovigno e le sue marine un'industria a cielo aperto e la cosa mi è piaciuta. Su questo dobbiamo investire con le nostre politiche e questo deve essere quello che faremo tutti e quello che farò io in particolare. Gli obiettivi e le linee guida del progetto di governo che proponiamo alla città sono individuati nella volontà di tutta la coalizione. Cercare come punto principe di tutta la coalizione è rasserenare la città,
sotto il clima politico, la coesione sociale sconvolta da fatti gravi nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno, negli ultimi due anni. Noi ci proponiamo di governare, di andare al governo e di governare per i primi cinque anni, poi ci dovrebbe essere il ricambio con la nuova classe dirigente, perché stiamo intraprendendo, vogliamo intraprendere un discorso, una cosa che ci vede lontani, perché vogliamo cambiare la nostra Carovigno. E infine De Biasi sottolinea la sua volontà di diventare un sindaco alla portata dei cittadini, con gli uffici aperti e non più chiusi a chiunque voglia avere un confronto diretto con il primo cittadino. Il primo impegno è garantire la giusta assistenza alla persona. Ogni carovignese deve potersi rivolgere al sindaco per essere orientato e supportato nella fase di risoluzione del proprio problema. Il comune deve accogliere tutti. Basta con il comune chiuso ai cittadini che hanno bisogno di essere ascoltati. Per me non sarà difficile farlo da sindaco. Molti di voi mi conoscono e sanno che nel mio lavoro l'ascolto della gente è sempre fondamentale. Io non cambierò, io sono fatto così. Si dice che parli poco, è vero, ma posso dire che in compenso ho una grande capacità di ascolto. Franco De Biasi, candidato sindaco di Carovigno, questa è la prima uscita ufficiale, ha deciso di farla in questa zona. Perché particolarmente questa zona di Carovigno? Perché sono delle zone periferiche completamente abbandonate dal comune di Carovigno e di conseguenza noi vogliamo partire dalla periferia per vedere i problemi reali che ci sono, i problemi nella gente, ascoltare la gente e di là partire piano piano arrivare in centro, perché quando andremo a governare è chiaro che terremo presente tutti questi problemi, tutte queste appunti, tutte queste cose che ci dice la gente che abita qua nel quartiere. Lei durante il comizio ha specificato che non avrebbe pensato subito di fare il sindaco, eppure ha deciso poi alla fine di dedicarsi a questa città. Sì, io sono consigliere regionale uscente, di conseguenza la mia candidatura sarebbe stata naturale perché nessuno poteva togliermela. Solo che vedendo in questi ultimi anni, quest'ultimo periodo, ho visto Carovigno regredire invece di progredire. Su sollecitazione di alcuni amici eccetera mi hanno chiesto appunto di fare il sacrificio, di fermarmi, di stare qua per cercare di risollevare il paese, perché è chiaro che i carovignesi non meritano tutto questo. Sono stato l'unico promotore della ZES perché avevo proposto una legge appunto per l'approvazione di una ZES in territorio di Brindisi, poi si sono aggiunte altri punti, altre cose eccetera, però io sono partito da Brindisi perché Brindisi versa in condizioni pietose secondo me. E chiaramente quando parlo di Brindisi e tutto il circondario. Ecco perché ho presentato la ZES, perché questa secondo me è una grossa opportunità per la nostra provincia, per il nostro territorio. Grazie.